Bentornati a tutti qua nel mio canale. Oggi vi voglio insegnare un gioco molto 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 semplice, un sandwich, ok? Non mi perdo troppo in chiacchiere come al solito e vado diretto al sodo, diciamo. Prima la performance e dopo il tutorial. Intanto andiamo per la performance. Allora, innanzitutto per la performance di questo gioco ho bisogno di due jolly, ok? Che ci serviranno per ritrovare la carta in successione. Quindi, per ora vado semplicemente a lasciare i due jolly qui sul tavolo, ok? Così che li potete vedere per tutto il tempo. Poi, in successione, ho bisogno di una carta selezionata da uno spettatore, che in questo caso non ho. Mettiamo che ho uno spettatore che selezioni una carta e che sia in questo caso il Jack di mattoni, ok? Che riandrà nel mezzo del mazzo, ok? E ovviamente il mazzo dopo verrà mescolato, ok? In questa maniera o nella maniera che meglio sapete fare, ok? Vediamo anche un paio di tagli. Perfetto. Ora, senza che io faccia assolutissimamente niente con le mie mani, farò una magia, ovvero prendo la tua carta da qui, invisibile, e la metto lì, in mezzo ai jolly. Ovviamente non hai visto niente, però guarda. Sì, la carta è volata da qui fino ai mezzi due jolly. Ma adesso arriva il momento più bello, ovvero la carta che avevamo scelto insieme, mi sembra era il Jack di mattoni, se non sbaglio. Giusto? Infatti in mezzo ai due jolly c'è proprio il Jack di mattoni, ok? Ma ora il passo più bello, ok? Il passo più bello sarà quando il Jack di mattoni, ok, dal mezzo del mazzo, attenzione, vola esattamente nuovamente in mezzo ai due jolly. Infatti, sì. Questo è il gioco. E passiamo adesso per un tutorial molto veloce. Ok, quindi passiamo velocemente per il tutorial di questo gioco. Innanzitutto abbiamo bisogno di due jolly, ok? Questi due jolly andranno, come ho detto all'inizio della di questo gioco, andranno sul tavolo, ok? Successivamente per trovare la carta, ok? Ovviamente nel dire questo ho già fatto una piccola mossa, ovvero ho già messo, diciamo, una carta X, se così la possiamo chiamare, in mezzo ai jolly. Cosa sarebbe una carta X? Una carta che servirà dopo per far sembrare che la carta dello spettatore sia apparsa veramente in mezzo ai jolly, in realtà è solo appunto una carta X. Per fare questo movimento, per mettere questa carta X in mezzo ai due jolly, occorre semplicemente prendere ovviamente i due jolly, girare un attimo la mano e prendere un break alla prima carta. Prima carta del mazzo, quindi avete il mazzo così, spingete e quando ritornate indietro vi tenete semplicemente una separazione al mignolo sotto la prima carta, che può essere una qualsiasi carta, ok? Una carta random. Dopodiché scorrete il primo jolly sopra e scorrate bene tutto sopra la carta X, diciamo. Anche l'altro jolly appoggiate sopra e squadrate tutto. Prendete tutto, ok? Dal break, scorrete la prima carta e basta. Così vi rimarrà jolly, la carta X. Quindi appoggiate, fate vedere due jolly. Quadrate, se volete fate vedere anche dietro, tanto ormai è coperta, e appoggiate lì. Allora, a questo punto avrete la carta X già nel mezzo, pronta per essere rivelata dopo, ok? E questo è il primo passo. Il secondo passo ovviamente è, vabbè, far scegliere una carta qualsiasi ad uno spettatore qualsiasi. In questo caso mettiamo che abbia scelto il 7 di mattoni, che andrà nel mezzo, ok? Come prima la carta va nel mezzo e ovviamente va controllata in cima, ok? Quindi avete bisogno semplicemente di controllare la carta in cima, che esistono miliardi di modi per controllare una carta in cima. Io nella performance ho usato, penso, uno dei modi più semplici, ovvero tagliare un pezzo dal mazzo sopra, ok? Tagliare un altro pezzo, che è praticamente fino a dove c'è la carta qui sopra, e alla fine tagliare la carta in cima in una serie di tagli, squadrare tutto. Poi vabbè, ho aggiunto un semplice miscuglio
così mentre gli utenti vanno a fare quello che ho fatto io adesso. E niente, appena avete la carta in cima, da lì diciamo che il gioco è fatto, perché voi ora avete la carta in cima, quindi adesso fate un gesto magico, ok? E la carta appare esattamente dal mezzo del mazzo, arriva lì, schioccate le dita e fate vedere che effettivamente una carta è volata dal mezzo del mazzo fino a lì. Ovviamente questa non sarà mai la carta dello spettatore, infatti qui arriva il secondo passaggio, terzo non mi ricordo, insomma arriva un altro passaggio che è quello di: ok, la carta è volata qui in mezzo, quindi nuovamente come prima spingete senza farvi vedere la prima carta, un break sulla prima carta, che sarà ovviamente la carta scelta dallo spettatore. Appoggiare tutto così, e li appoggio in tre per far notare che sia bene che non prendo altre carte oltre a queste tre. Squalo tutto e poi dopo chiedo: che carta vi ho scelto? Magari lo spettatore, mi dirà 7 di mattoni, per esempio. Squadro tutto sopra, ovvero i due jolly più la carta X. La squalo tutto sopra alla carta scelta dallo spettatore, quindi tutto sopra, ok? Quindi ho una separazione ed è tutto squadrato. Dopodiché prendo tutto come prima, sfilo solo la prima carta come prima e giro semplicemente questa mano, ok? Per sembrare la cazzata più grande di tutto l'universo, ma è così. Non so come fanno gli spettatori a cascarci, perché è chiaro che non ti sto facendo vedere la tua carta, ma perché qui ci sono altre tre carte che non so. Vabbè, comunque, se lo spettatore ci casca, meglio così, vuol dire che è più stupido di noi. Quindi, semplicemente squariamo la prima carta e giriamo. Sì, il 7 di mattoni effettivamente è volato in mezzo ai jolly, ok? Quindi niente di male. Dopodiché rigirate, prendete e dite: ok, adesso prendo il 7 di mattoni e lo lascio in mezzo ai jolly. In realtà, nell'aver fatto questo, voi avete preso la carta X e l'avete fatto sempre sembrare che la carta X sia stata il 7 di mattoni. In realtà il 7 di mattoni è sempre rimasto qui e rimarrà sempre qui in mezzo ai jolly. Quindi, ripartendo un attimo da capo, abbiamo la carta dello spettatore in cima al mazzo, i due jolly con la carta X che sono sempre stati qui. Dopodiché, vabbè, schiocco la dita, la carta da qui vola in mezzo ai jolly, infatti è volata. Giro la mano, prendo un break alla prima carta, ok? Prendi tutto, appoggi qui: che carta hai scelto? Lui ti dirà ovviamente il 7 di mattoni, al che io cosa faccio? Scorro la prima, perfetto, giro, ok, guarda, 7 di mattoni, niente di che, è volata in mezzo. Ma aspetta, gli direte, non ho ancora finito. Girate nuovamente, scorrete la prima carta, appoggiate tutto e dite: adesso il 7 di mattoni va più o meno nel mezzo del mazzo. In realtà ovviamente era la carta, questa è sempre stata la carta X, perché il 7 di mattoni si trova già in mezzo dei jolly. Quindi voi dite: ok, metto il 7 di mattoni, per esempio, in mezzo. Dopodiché prendete una doppia presa, ok? Quindi prendete su due carte in cima mentre dite questo. Quindi il 7 di mattoni va più o meno nel mezzo. Dopodiché prendete una doppia presa, spostate questa doppia presa in qua, in modo da mostrare i due jolly e il 7 di mattoni in mezzo al mazzo. Prendete questa doppia presa così, in questa maniera, quindi qui dietro c'è il 7, e contemporaneamente all'azione di spingere questa carta dentro, semplicemente tirate questa fuori. Quindi mentre questa va dentro, questa va fuori, e fatto in velocità sembrerà appunto quello che ho fatto nella performance, ovvero questa azione qui. Il 7, guarda, dalla cima passa e riarriva in cima. Cioè, scusate, il 7 dal mezzo e riarriva in cima, ok? Girate la carta, svelate il 7 e qui avete finito il vostro sbocco. Quindi questo, diciamo, era il tutorial, ok, di questo bellissimo gioco che io veramente mi sono innamorato. Spero che questo gioco vi piaccia anche a voi, che vi possa essere utile, e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao.